Buonanotte e sogni d'oro. A domani, mio prezioso microchip. Finalmente ce n'è messo di tempo per dare la buonanotte alla sua creatura. Caspita, ho rotto il tacco. Poco male, perché con o senza tacco, quest'anno le cose andranno molto diversamente. Un pericoloso microchip. Ok, è ufficiale, la Mali Yu ha gli studenti più cool di tutto il mondo. Sì, però tra lo studio, il lavoro e la WUP non abbiamo avuto il tempo di socializzare. Beh, è un motivo in più per iscriverci a una delle tante attività che offre il campus. Oh, è una splendida idea, Sam. Se ci dividiamo, di sicuro avremo in poco tempo una marea di nuovi amici. Oh, guardate qui, c'è la sorellanza PEP, una nuova associazione studentesca femminile. Non saprei, Clover, le sorellanze non sono troppo snob. Qua c'è scritto che nella sorellanza le ragazze sono positive, entusiaste e paladine dell'amicizia e solidarietà. All'incontro ci vado di certo. Chiedo scusa, ma devo parlarvi immediatamente. Jerry, ma che stai facendo? Per quanto rigida, sto praticando una tecnica di spionaggio chiamata sorveglianza statuaria. Geniale, vero? Sì, anche se è veramente inquietante. Già, tra l'altro deve essere di certo di una scomodità pazzesca. Confesso che è un tantino scomoda. Samantha, puoi gentilmente grattarmi il piede? D'accordo, ma vale come regalo di compleanno e anche di Natale. Cosa ho fatto ad essere così stupido da cadere nella sua trappola? Avremmo potuto conoscere nuovi amici e invece ci aspetta una nuova missione. Sì, esatto. C'è stato un furto in un laboratorio governativo ai... E cosa hanno rubato? Un'arma top secret, un potente siero antispia o un terribile super robot? No, no e ancora no. Hanno trafugato un microchip che controlla la mente. Beh, non mi crederete mai, ma stavo per dirlo. Se finisse nelle mani sbagliate sarebbe molto pericoloso. Che stiamo aspettando allora? Dacci supporti! Oggi abbiamo gli occhiali da sole con sensore di movimento ai raggi infrarossi, la forcina apri serrature, il nuovissimo spray per il corpo blocca frequenza. Ah, sì! Al buon profumo di lavanda! Oh, scusa! E per chiudere in bellezza, il super disintegratore sonico. Ah, è magnifico! Adesso siamo pronti ad entrare in azione! Sì, benissimo! Allora, che facciamo? Suoniamo il campanello? Per favore, Sam, noi siamo super spie e le super spie sono sulla lista dei VIP. Ben detto, useremo l'accesso privilegiato. Mi aspettavo un'accoglienza decisamente più calorosa. Sapevo che in questa missione erano coinvolti dei terribili super robot. E come li affrontiamo? Ma dai, come li affrontiamo di solito? Prendendoli a calci! No! Avevi detto che eravamo sulla lista dei VIP. Ma non è colpa mia se quei cafoni robotici non ci hanno riconosciuto. A dire la verità, la colpa è mia. Dopo il furto abbiamo rafforzato la sorveglianza del laboratorio. Nessun problema, da quando siamo al college ci siamo impigrite. Avevamo bisogno di un po' di esercizio fisico. Infatti questo è vero, specialmente tu con tutte le tue scorpacciate. Sì, ragazzi, allora entrate, così svolgete meglio le vostre indagini. Il vetro tagliato di netto, mi sembra tutto a posto qui dentro. Sai, a volte le apparenze ingannano. Visto? Cosa ci fa un tacco vecchio stile in un laboratorio governativo high-tech? Oh,
però ha molto anni 80. Per quanto brutto, sarà meglio scannerizzarlo e mandare i dati a Jerry per le analisi. Ben detto, e intanto vi consiglio caldamente di tornare al campus. Ottimo! Giusto in tempo per il nostro appuntamento. Non vedo l'ora di entrare e fare amicizia con ragazze simpatiche come me. Ah, che cosa ci fai da queste parti perdente? Beh, insomma, io sono venuta qui per l'associazione. Oh, allora che sfortunatissima coincidenza, anche noi, cara. Voi che c'entrate col fatto d'essere positive, entusiaste e paladine dell'amicizia e solidarietà? Assolutamente niente. Non ci interessano gli obiettivi dell'associazione, ci interessano le attrattive. Eh già, e pare siano tantissime. Salve ragazze, benvenute nel gruppo. Tra poco conoscerete le gioie della vita in associazione. Dal servizio di pulizia 24 ore su 24 al pronto intervento parrucchiere all'attrezzatissima palestra, la nostra sede è dotata di ogni comfort. Grandioso! Mi ci vedo benissimo! Cosa ancora più importante, è un luogo di accoglienza e accettazione per tutti. Oh sì, certo, come si fa a entrare nell'associazione? Appunto, come si diventa un membro ufficiale della PEP? Lo saprete a fine settimana, dopo aver portato a termine alcuni compiti. Come ad esempio? Come ad esempio imparare l'inno ufficiale della PEP. Dalla sede dell'associazione, noi PEP vi vogliamo dire: abbiamo grinta, buon gusto, passione, eleganza, la propulsione! Bravissime! E adesso passiamo al secondo compito, che consiste nello sbrigare una commissione per me. Allora, che scegliamo, Sam? Il giornale del campus, il club di lingue straniere o il gruppo di arte? Che ne dite dell'associazione poeti universitari? Ehi, Jerry! Ah, scusate, non intendevo spaventarvi. Oh, davvero? Se non era tua intenzione spaventarci, perché quel sorrisino? Dai, parla o ti trasformiamo in un aeroplanino di carta per poi lanciarti dalla finestra. Allora, d'accordo. Ho ricevuto i risultati della scansione. Pare che sotto il tacco ci sia una punta di diamante. Cosa? Un diamante? Se è una nuova moda, come mai non ne sono al corrente? Questo spiega come il ladro abbia tagliato il vetro del laboratorio. Abbiamo fatto una ricerca e quel tacco è disponibile soltanto in alcuni negozi. Il Tutto Scarpe di Beverly Hills, il Killer Kicks nel Valley e presso il Mali Yushu. Il Mali Yushu? Ma è il negozio che c'è nel nostro campus! Andiamo subito a controllare, Jerry. Che ti è successo, Clover? Ciao, ragazze! Ehi, ciao, Clover! Com'è andato l'incontro? Una meraviglia! È andato alla grande, a parte la presenza di Mandy e Nidhi! Ah, ora capisco perché hai l'aria di una che si è appena azzuffata! Azzuffata? Di cosa parli? Si riferisce al fatto che sei sporca in faccia, hai un'unghia rotta e hai i capelli di una che sembra che si sia appena svegliata! Ma che orrore! Non capisco come sia potuto succedere! Ascolta, Clover, dobbiamo seguire una pista che ci ha dato Jerry sul furto al laboratorio! Già, stiamo andando al Mali Yushu! Vieni con noi! Datemi solo 5 minuti, prima mi do una sistemata! Dalla sede dell'associazione, noi PEP vi vogliamo dire: abbiamo grinta, buon gusto, passione, eleganza, profusione! Ciao a tutte, peperine, ho pronto un altro incarico per voi. Radunare le socie della Sigma Alpha Sigma, come avete fatto stamattina con quelle della Gamma Alpha Gamma. D'accordo! Conta pure su di noi! Ottimo, una volta eliminate tutte le associazioni femminili, io avrò un potere illimitato e incontrastato. Che ne dici se mi iscrivessi agli sfegatati della matematica o al club dello studio? Sì, certo, se vuoi che tutti i tuoi amici siano noiosi. Ma se vuoi divertirti, vieni con me alla compagnia dei comici studenti. Ok, 5 minuti di Clover sono diventate 5 ore. Abbiamo fatto molto male a lasciarla andare in bagno da sola. Non mi risponde neanche. Va bene, vorrà dire che faremo le spie senza di lei. Ecco, l'ho aperta.
Vi vogliamo dire, abbiamo Grinta e... Ciao ragazze, la Peppa aspetta soltanto voi. Scusa, ma che fai? Guarda che chi scappa, non è una paladina dell'amicizia e della solidarietà. Proprio per niente. Non ci resta che accedere al database dei clienti. E sapremo quindi chi ha comprato i tacchi col diamante. Esattamente. Dalla sede dell'associazione. Noi Pep vi vogliamo dire... Oh, purtroppo dobbiamo rimandare l'operazione. Pare proprio di sì. Bene, ottimo lavoro, reclute. Appuntamento al prossimo entusiasmante incarico. Ciao! Sei proprio tu! Certamente! Ecco, giusto per la cronaca, ma mi sembri ancora più malridotta dell'ultima volta che ti abbiamo vista. Altro che... Sei sicura di star bene? Abbiamo sentito delle urla venire da qui. L'hai sentita anche ma tu? Ma certo! Sì. Voi siete dell'associazione! Noi Peppi vi vogliamo dire! Abbiamo grinta, buon gusto, passione! Eleganza, profusione! Insomma, si può sapere perché ti comporti così? Ok, Clover quindi non solo si comporta in modo strano, ma frequenta anche quelle due odiose. I risultati del download. Secondo la lista degli acquisti c'è una sola persona al campus che ha comprato i tacchi con diamante. Muffy Pepperidge. Muffy, come, scusa? Pepperidge, della sorellanza Pep. Per sapere se c'entra con il furto al laboratorio dobbiamo andare da lei. Questo posto è davvero una meraviglia. Capisco perché voglia iscriversi all'associazione. Data la mia posizione, devo crederti sulla parola. Scusami, Sam. Non scusarti con me. Io, scusati con le mie spalle piuttosto. Salve, Pepperine. Ehi, ma che cosa è stato? Tutto è iniziato l'anno scorso. La voce viene da dietro la parete. Ero una normale studentessa di ingegneria. Fui rifiutata da tutte le associazioni femminili. Così decisi di formarne una tutta mia, la PEP. Secondo me questa deve essere Muffy. Hai ragione. Il mio obiettivo? Eliminare tutte le sorellanze del mondo intero. E grazie ai microchip di controllo mentale che ho nascosto nelle vostre spille, lo farò con uno schiocco di dita. Microchip che controllano la mente. Abbiamo trovato il ladro, anzi la ladra. E abbiamo scoperto il perché del comportamento di Clover. Buongiorno ragazze, benvenute alla PEP, dove potrete conoscere ben presto le gioie che riserva la vita associativa. No, non credo proprio. Già, a noi non importa iscriverci al tuo insulso club. Purtroppo per voi non avete voce in capitolo. Ok, reclute, fate vedere a queste due campionesse di scetticismo cosa vuol dire essere positive ed entusiaste. Sì, certo, ci pensiamo noi. Sai, qualcosa mi dice che stiamo per scoprire sulla nostra pelle cosa ha trasformato Clover. Io preferirei evitarlo, se fosse possibile. Che forza, Alex! Questo vuol dire essere positive! Addosso! E la tua mossa, come sempre, è degna di una vera entusiasta! Andiamo via da qui, Sam! Non se ne parla nemmeno! Spiacente, cara, ma noi prendiamo ordini soltanto da Jerry. Già, e di solito non li ascoltiamo neanche! Conviene chiamare la Whoop e avvertire Jerry degli ultimi sviluppi. Ciao ragazze, la Peppa aspetta solo voi. Per essere precisi, noi non vogliamo iscriverci alla vostra associazione. Noi vogliamo distruggerla. Avanti. Preparatevi a conoscere le gioie della vita associativa. Bene,
bene, ragazze. Questo è il vostro ultimo incarico, catturare le Deb, l'associazione più prestigiosa di tutto il campus. Dopodiché saremo pronte a eliminare tutte le altre sorellanze del mondo. Urrà! Abbiamo vinto con gusto, passione, eleganza, profusione. Certamente! E con certamente io intenderei scordatelo. Eleganza, profusione. Dalla sede dell'associazione. Si è incantato il disco, ma è possibile che non conoscano un'altra canzone? Oh, ma dove sono? Che cosa è successo? Shh, siamo sul pullman di Muffy. Andiamo alla sede della Deb per un attacco a sorpresa. Io, scusa, non capisco. Come mai tu non sei rimasta ipnotizzata come tutte le altre? Grazie allo spray per il corpo blocca frequenze che mi sono messa prima, il microchip di Muffy non ha avuto nessun effetto su di me. A proposito di microchip, dobbiamo aiutare Clover e le altre ragazze. Non c'è più tempo. Se vogliamo salvare le Deb, dobbiamo scendere da qui e alla svelta. È un vero peccato che Jerry non ci abbia dato un supporto perforante. Aspetta un secondo. Il tacco con la punta di diamante ce l'ho ancora in tasca. Forza, amica. Che aspetti? Sfodera la pietra preziosa. Grandioso! E ora andiamo a soccorrere quel brutto branco di snob. Non vedo l'ora, Alex. Dalla sede dell'associazione! Noi vogliamo dire che abbiamo grinta con gusto e passione e eleganza e profusione! Ok, mie splendide principesse, pronte a catturare le Deb? Sì, sì! È una gioia sapervi d'accordo, anche perché a missione compiuta diventerete membri a tutti gli effetti dell'associazione. Dai, dateci dentro e buon divertimento! Ciao ragazze, la Peppa aspetta solo voi! Ma insomma, che razza di maniere sono? Appunto, come facciamo a fare un attacco a sorpresa se in casa non c'è nessuno? Veramente qualcuno ci sarebbe. Sorpresa! Che forte! È stato ancora più divertente del previsto. Già! Che ne dici se lo facciamo un'altra volta? Voi! Che cosa avete fatto alle Deb? Le abbiamo mandate via in modo tale da averti tutta per noi, cara. Vi siete proprio tirate la zappa sui piedi. Forza, Pep! All'attacco! Coraggio! Ormai è segnato. Tu credi? Beh, staremo a vedere. Ehi, non è giusto. È giusto come vista la situazione. Ora ti sistemo io. Ma basta combattere, è arrivato il momento di distruggere le spille. Ma guardale, Alex, sono tantissime. Come le toglieremo? Se solo si potesse bloccare la frequenza dei segnali che controllano la mente. Idea! Forse ci sono. Addosso! Chissà se ci hanno preso nell'associazione, Mindy. Te lo auguro di cuore. Ti serve con urgenza il pronto intervento della parrucchiera. Che cosa? Ma guardati tu, bella. Sam, Alex, ma che cosa è successo? Semplice. Ora stiamo per mettere le manette a Muffy. Benvenuta alla Whoop, Muffy, dove potrai conoscere tutte le gioie dello stare rinchiusi dentro una cella. Aspettate! No! Le cose sarebbero dovute andare diversamente quest'anno! E così hai cantato una canzoncina penosa con delle mossette stupide a braccetto di Mandy e Mindy! No, non dirmelo! No, non ci posso credere! Non preoccupare!
preoccuparti, Jerry ci ha garantito che non ne avranno nessun ricordo. Non parlo di quello, non riesco a credere che le Peppe non siano positive e entusiaste dell'amicizia, come dicevano. Oh, ho capito. Beh, quindi, mentre a me hanno fatto il lavaggio del cervello, voi siete riusciti a iscrivervi a un club studentesco? No, perché dovremmo? Per fortuna noi formiamo già un club che basta e avanza. Già. Ben detto, ragazzi. Jerry, ma che stai facendo? È una nuovissima tecnica di spionaggio, si chiama spia ritratto, una tecnica moderna, no? Ragazze, siete ancora lì?